Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione il nuovissimo mouse, uno dei nuovissimi mouse prodotti da Corsair, presentati di recente al Consumer Electronics Show di Las Vegas. Parliamo del Corsair Harpoon RGB Wireless, evoluzione del precedente modello che adesso introduce una connettività wireless su frequenza 2.4 GHz e anche quella Bluetooth oltre a quella cablata. Partendo dalla confezione possiamo osservare l'immagine illustrativa del prodotto e i riferimenti relativi al prodotto. Nel retro della confezione ulteriori due immagini illustrative, le caratteristiche principali riportate in diverse lingue. Nel lato di sinistra troviamo anche questo slogan di vincere senza i cavi. All'interno della confezione troviamo un classico manuale, altre informazioni, una warranty guide, insomma classica manualistica. A seguire troviamo il Corsair Harpoon Wireless che quando lo andrete a sballare è già dotato del cavo rivestito in treccia di tessuto, come possiamo osservare. Adotta un connettore micro USB facilmente collegabile, in quanto troviamo delle guide che ci permetteranno di non sbagliare il verso all'interno del connettore presente nella parte frontale del mouse. E per quanto riguarda il mouse stesso, possiamo osservare un design invariato dal predecessore, una colorazione total black. Partendo dal dorso troviamo il logo della Corsair, il quale sarà retroilluminato del colore che noi sceglieremo con relativo effetto tramite il software Corsair EQ. Troviamo nella parte avanzata un singolo tasto che ci permetterà di switchare i DPI, profili DPI, una classica rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento gommato. I due tasti, come possiamo osservare, sono separati, quindi ci permetteranno di avere un feedback completamente ottimale. Nel lato di sinistra troviamo la serigrafia del logo Corsair. Spostandoci, ovviamente ricordiamo anche che la superficie superiore è una superficie rugosa, quindi migliorerà sicuramente il grip. Le dimensioni sono molto compatte, la presa ideale è sicuramente una claw grip, è possibile anche una fingertip, però dipende dalla dimensione della vostra mano. Spostandoci nel lato di sinistra possiamo osservare questa scanalatura che ci permetterà di poggiare il pollice e dare maggior comfort per cliccare i tasti laterali, due classici tasti laterali con una superficie lucida, con un buon feedback, come possiamo sentire. Qui troviamo un inserto gommato che migliorerà l'impugnatura del mouse e un ulteriore inserto lo troviamo nel lato di destra dove troviamo questa ulteriore scanalatura, quindi ha tutto vantaggio del grip e del comfort sul mouse stesso. Spostandoci nel lato inferiore possiamo osservare meglio la presenza di quattro mouse fit, dell'interruttore che ci permetterà di switchare tra le tre modalità di collegamento, quindi passare dalla wireless con tecnologia slipstream che permetterà di ridurre al minimo le latenze, quindi su frequenza 2.4 GHz spento, quindi poter utilizzare il mouse in versione con il cavo cablata, e infine nella parte inferiore, quindi la prima posizione, tramite connessione Bluetooth che ci permetterà di garantire fino a 60 ore, scusate, di autonomia. Nella parte frontale interna, se riusciamo a vedere, troviamo il connettore micro USB che ci permetterà di collegare il cavo e utilizzare appunto il mouse in versione cablata. Troviamo lo sportellino che ci permetterà di alloggiare il ricevitore wireless, in questo caso noi l'abbiamo già rimosso, classico ricevitore wireless USB di piccolissime dimensioni, scusate, e possiamo dire che Corsair è la prima ad utilizzare uno sportellino per riporre il ricevitore all'interno del mouse stesso. Nella parte quasi centrale troviamo il sensore che è un PixArt PMW3325 da 10.000 dpi, sensore di fascia medio-alta, che dovrebbe garantire ottime prestazioni. Ovviamente queste
le tesseremo in game durante la recensione nei prossimi giorni. Il mouse, tutto sommato, offre un ottimo design per quanto mi riguarda, in quanto sono un videogiocatore con una presa di tipo claw grip, quindi le dimensioni posso dire sono ottimali. E per il momento non abbiamo altro da dirvi se non rimandarvi alla recensione scritta che troverete giù in descrizione, dove troverete ulteriori immagini illustrative, la descrizione del mouse, del prodotto, le nostre considerazioni e test e infine le conclusioni. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.